Un altro discorso famoso è quello che ha pronunciato Don Ciotti nel corso di una manifestazione contro la mafia. Don Luigi Ciotti è il fondatore di un'associazione che si chiama Libera. Libera è stata fondata infatti nel 1995 proprio per combattere contro la mafia in modo particolare, però coinvolgendo la società civile, ad esempio coinvolgendo i commercianti che sono invitati a non pagare più il pizzo ai mafiosi, no? Coinvolgendo la gente, quindi coinvolgendo le istituzioni sicuramente e coinvolgendo le scuole. Tant'è vero che fanno parte di questa associazione, dell'associazione Libera, anche delle scuole. Quindi, diciamo, partendo dal basso, cercando di contrastare la mafia, non tanto con le leggi dall'alto, con i magistrati, eccetera, anche se molti magistrati, come vedremo, hanno collaborato a questa associazione, ma partendo dalla gente che vive, che lavora, e che quindi che studia anche, e che quindi con il suo modo di comportarsi, diciamo che rende meno solido il terreno sul quale edifica la mafia i suoi atti, le sue azioni quotidiane di prevaricazione. Che cos'è la mafia? Sì, la mafia è un'organizzazione che affonda le sue radici, diciamo, nel passato, nella Sicilia, anche se in genere anche in altre regioni, insomma, ci sono organizzazioni criminali di questo genere. Il modo in cui è stata unificata l'Italia ha fatto emergere questo fenomeno e l'ha fatto diventare un fenomeno sempre più invadente e preoccupante, come una sorta di Stato nello Stato. Il fascismo ha cercato di combattere, di lottare contro la mafia, con un prefetto molto duro nei confronti della mafia, ma questo fenomeno è sopravvissuto al periodo fascista e si è poi, diciamo, intensificato e diffuso nei decenni a partire dagli anni 60, 70, eccetera, con tutta una serie di attività, se pensiamo ad esempio attività legate alle costruzioni, quindi all'edilizia, agli appalti, ecco, e attività, lo smaltimento dei rifiuti, se avete in mente anche la camorra napoletana, se avete visto Gomorra, eccetera, e altre attività illegali come la droga e il contrabbando, certo il contrabbando già anche prima sicuramente, no? Ma con un'intensificazione a partire, dicevamo, dal secondo dopoguerra. Lo Stato ha lottato contro la mafia, ha raggiunto anche alcuni risultati in questa lotta contro la mafia, ma purtroppo la mafia è come una sorta di organismo che non è ancora stato debellato del tutto, un virus che quindi riesce malgrado tutto a combattere e anche ad adattarsi ai vari anticorpi e a proliferare ugualmente. Quindi di fronte a questo fenomeno, dicevamo, che cosa possiamo fare? Ecco, sicuramente, dice Don Ciotti, educarci ai valori della cittadinanza. Dicevamo partire dal basso, partire dalla società civile e poi ancora cercare di fare in modo che certi favori, certe connivenze, eccetera, siano scardinate, insomma, siano poste in luce, perché sono evidentemente qualcosa di illegale, insomma, è qualcosa contro il quale combattere. Allora, questa associazione Libera, questa associazione ogni tanto ha i suoi incontri, in particolar modo gli stati generali sono come una sorta di grande convegno di questa associazione in cui si ribadiscono i punti su cui appunto concentrare l'azione. E in particolar modo noi adesso leggiamo il testo del discorso che Don Ciotti ha tenuto durante gli Stati Generali del 2009. Andando sul sito di questa associazione Libera si può scaricare questo discorso.
probabilmente si possono anche vedere foto, video, eccetera, di questa organizzazione e di questi stati generali. È chiaro, evidente che questo discorso cerca quindi di, cioè si rivolge alle persone che maggiormente cercano di combattere contro questi fenomeni, contro la mafia, eccetera. E quindi utilizza uno stile molto particolare, molto immediato. Costruire insieme, anche per esempio l'uso dell'infinito, è secondo me significativo. Cioè, come se Don Ciotti volesse dirci, non è una questione mia, tua, sua, eccetera, ma è una questione di tutti. L'infinito tipicamente è un modo verbale che non ha la persona. Costruire insieme, per interrogarci, interrogare, nel rispetto reciproco, nell'attenzione alle parole. Le parole sono importanti, possono avvicinare o allontanare, incoraggiare o ferire, accogliere o emarginare. È importante allora parlare, anche denunciare, ma con rigore, competenza, spirito costruttivo, non per colpire le persone, ma per rafforzare la ricerca di verità. Guai ad alimentare il disorientamento, la rassegnazione. Nel nostro cammino contano anche lo stile e il metodo. La credibilità e l'autorevolezza di un progetto non vengono misurate dalla risonanza pubblica o dall'attenzione mediatica, ma dalla capacità di lasciare un segno duraturo nel tempo. Cioè, praticamente, cos'è che vorrebbe dire Don Ciotti? Che a noi non interessa il fatto che adesso di noi parlano le televisioni, che l'opinione pubblica sia dalla nostra parte, eccetera. Non interessa la risonanza del nostro messaggio, del messaggio di questa associazione di Libera, ma interessa lasciare un segno duraturo nel tempo. Non ci interessa quindi ci interessano i riflettori delle televisioni oppure. Diciamo gli articoli di giornale, ma ci interessa lasciare qualcosa che rimanga nel tempo, cioè ci interessa raggiungere il nostro scopo, il nostro obiettivo. C'è un'Italia che ha compreso come il fenomeno mafioso sia un problema nazionale, non solo, internazionale, da affrontare certo con l'intervento dei magistrati, delle forze dell'ordine, ma che pretende per essere risolto una mobilitazione collettiva. Se non ci muoviamo noi dalla società civile, non riusciremo mai a sconfiggere la mafia. Un investimento educativo e culturale. Ce lo ricordava sempre anche il caro Nino Caponnetto, che è un magistrato che ha combattuto la mafia e poi dopo è andato anche nelle scuole a spiegare, a parlare della lotta contro la mafia, anche una volta terminato il suo mandato, diciamo, di magistrato. Quando diceva, la mafia teme la scuola più della giustizia. Cioè, si rende conto la mafia, questa organizzazione, che la cosa che potrebbe minare alle radici, alle fondamenta, il suo modo di essere nella società, è quella di educare le coscienze, la mente della gente. E quindi, se nella scuola si diffonde questo modo di pensare libero, è lì che la mafia perde i suoi punti di riferimento. L'istruzione taglia l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Educazione, cultura e informazione sono da sempre i pilastri del nostro impegno contro l'individualismo insofferente delle regole, l'indifferenza al bene comune. La cosa da combattere, dice Don Ciotti, è l'egoismo. La crescita della corruzione, degli abusi, dell'illegalità. Ecco, queste sono le cose che noi possiamo contrastare con la scuola, con l'educazione, cioè diffondendo. Per esempio, alle generazioni che vengono, ecco perché lui diceva qualcosa che deve essere duraturo. Se noi parliamo alle generazioni dei giovani e i giovani ascoltano le nostre parole, le capiscono, allora il futuro sarà diverso. Le mafie sono forti in una società diseguale, laddove c'è la disuguaglianza, dove i privilegi hanno preso il posto dei diritti e le persone più fragili vengono lasciate ai margini, quando non colpevolizzate e penalizzate. Essere contro le mafie significa soprattutto riaffermare la corresponsabilità, che io sono responsabile insieme a te. La centralità delle persone e del legame sociale, cioè che non penso solo a me stesso, ma penso anche a te, al tuo problema. Significa esserci per riaffermare che l'io è per la vita, non la vita per l'io. Cioè non deve essere tutto quanto funzionale solo a me stesso, ai miei interessi,
ai miei capricci, ma devo essere io funzionale alla vita di tutti. Sono i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quella dell'ONU che abbiamo già ricordato, della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, che è stata scritta nel 1951, della Carta dei Diritti del Fanciullo, che invece è stata sottoscritta nel 1959. Sono i valori della nostra Costituzione, cioè quelli che noi abbiamo ricordato prima. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.